Buongiorno e bentornati all'appuntamento con Rai Parlamento, l'Italia del passato e del presente ma anche quella del futuro. È un po' questo lo spirito della nostra puntata di oggi, una puntata tutta dedicata al censimento della popolazione che come sapete è in corso. Si tratta del 15° censimento nella storia del nostro paese e allora cercheremo di capire tutto ciò che occorre sapere per compilare il questionario, un questionario proprio come questo che vedete, che avete ricevuto anche voi nelle vostre case. Ma soprattutto cercheremo di raccontare i tanti cambiamenti della nostra società che sono stati fotografati decennio dopo decennio proprio dai censimenti. Ma partiamo subito dal presente, da oggi andiamo a scoprire quali sono tutte le novità di questo censimento 2011. Ci spiega tutto Claudia Mazzola. ...215 punti informativi, 21 furgoni in giro per l'Italia ed un numero verde attivo anche nel weekend. L'Istat per il 15° censimento italiano della popolazione e delle abitazioni ha puntato sull'informazione con l'allestimento di Census Point all'interno di centri commerciali, cinema multisala e stazioni ferroviarie e con furgoni protagonisti del Census Tour che dai primi di ottobre fino a metà novembre sostano per un'intera giornata in 700 piazze. L'obiettivo è quello di fornire tutte le indicazioni utili per la compilazione del questionario, che da quest'anno per la prima volta è stato recapitato nelle cassette delle lettere attraverso Poste Italiane, grazie all'aiuto delle liste anagrafiche fornite dai comuni ed aggiornate al 31 dicembre 2010, mentre in passato la consegna era affidata ai cosiddetti rilevatori comunali attraverso il porta a porta. Andavano consegnati questi plichi e noi lasciavamo un indirizzo, comunque un numero di telefono dove essere contattati e poi passavamo a riprendere i plichi. Se la persona non aveva compilato, il compito del rilevatore era quello di mettersi seduto e compilarlo insieme. La rivoluzione di quest'anno consiste anche nella modalità di compilazione e di restituzione, che vale la pena ricordare è un obbligo sancito dalla legge. Oltre al tradizionale questionario cartaceo, a disposizione la versione online. Basterà inserire il codice fiscale dell'intestatario del formulario e digitare la password presente sulla prima pagina del questionario. Al termine dell'operazione, una ricevuta, sempre online, testimonierà il buon esito del percorso. Chi sceglie la compilazione cartacea per la restituzione non dovrà attendere come in passato il rilevatore comunale che bussa alla porta, ma dovrà recarsi presso le poste, all'interno delle quali ci sarà uno sportello dedicato, o raggiungere gli appositi raccoglitori organizzati dalle amministrazioni comunali, mai spedirlo attraverso la buca delle lettere. Secondo me comunque molte schede, molti plichi non arriveranno a destinazione perché le domande sono tante, le persone anziane, comunque gli stranieri che hanno difficoltà nella lingua comunque non consegneranno mai questi plichi. L'Istat, per risolvere questo problema, oltre alla campagna informativa, conta per gli anziani sull'aiuto dei giovani e per quanto riguarda gli stranieri mette a disposizione traduzioni nelle 6 lingue più diffuse nel nostro paese. Solo qualora mancasse all'appello qualche plico si ricorrerà all'ausilio dei 60.000 rilevatori arruolati, quasi la metà rispetto al passato, che quest'anno si concentrano su altri compiti. Censire le famiglie non presenti nelle liste anagrafiche perché magari arrivate in quel comune dopo il 31 dicembre 2010, le convivenze come nel caso di ospedali, caserme, carceri, alberghi e le case non occupate. Sul fronte dei contenuti le novità riguardano l'inserimento di alcuni quesiti mirati a conoscere il grado di alfabetizzazione informatica, le scelte energetiche e differenze di residenza tra genitori e figli per monitorare la presenza degli stranieri. In totale il 15° censimento, che scatterà una fotografia a oltre 25 milioni di famiglie, seguendo le nuove norme europee che fissano per tutti i paesi dell'Unione l'anno di riferimento, il campo di osservanza, le variabili a rilevazione obbligatoria e i tempi per la trasmissione dei dati, costa all'incirca 590 milioni di euro. Come abbiamo sentito, dunque, questo censimento ha sdoganato a tutti gli effetti la tecnologia, che possiamo dire ha un po' modificato le regole del gioco. Allora su questo io chiamerei subito in causa Adriano Montibuzzetti, che è con noi in studio ed il suo ospite.
Grazie Chiara, buongiorno a tutti. Allora vi presento subito il nostro ospite in collegamento dalla sede RAI di Milano. Si tratta di Enrico Giovannini, romano, economista, dal 2009 presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica, l'Istat, cioè l'ente pubblico di ricerca che da oltre 80 anni raccoglie dati su popolazione, territorio e quant'altro, serve a proporci un quadro via via sempre aggiornato del nostro paese. Allora professore, a lei subito una domanda. Questo censimento 2011, lo accennava anche la collega un attimo fa, è un po' un mix tra passato e presente, c'è il moderno questionario online, ma ci sono anche i tradizionali rilevatori che vanno in giro di casa in casa e, se serve, aiutano anche il cittadino in difficoltà a compilare insieme i questionari. Allora le chiedo, alla fine, secondo lei, quale dei due approcci sarà risolutivo per questo censimento? In realtà ambedue, perché abbiamo, grazie ai comuni, grazie al loro impegno, organizzato anche una rete di assistenza sul territorio alle famiglie per compilare il questionario online, ma non solo, i rilevatori aiuteranno le persone meno esperte nell'utilizzazione di internet proprio per raggiungere tutte le fasce della popolazione. I risultati che stiamo già ottenendo sono notevoli, in poco più di 2 settimane abbiamo censito quasi 15 milioni di italiani e di residenti sul nostro territorio, quindi direi che l'ottimismo è d'obbligo. Il servizio di poco fa accennava alle novità di questo censimento. Una molto importante riguarda il concetto di convivenza, convivenza tout court, quindi senza riferimenti al fatto che i conviventi siano maschi, femmine, sposati o meno. È una nozione di cui si è parlato e discusso molto, allora vogliamo spiegare in che modo si inquadra nell'architettura più generale di questo censimento. Ancorché il censimento non abbia come obiettivo il conto delle coppie di fatto, sia omosessuali che eterosessuali, abbiamo chiarito rispetto a 10 anni fa come devono compilare il questionario coloro i quali vivono insieme con vincoli affettivi anche dello stesso sesso. L'elaborazione verrà fatta ex post, proprio perché in Italia non c'è un obbligo nell'iscrizione di queste situazioni da un punto di vista legale, e quindi se i dati ci permetteranno da un punto di vista della qualità di effettuare queste, così come molte altre elaborazioni, pubblicheremo anche questi dati. Bene, ci fermiamo qui per ora, professore, ma torneremo a breve fra lei e da lei con altri spunti. Ed ora ci trasferiamo al Senato da Fulvio Mecconi e dai suoi ospiti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno dal Senato, dove siamo con i nostri ospiti per parlare di censimento e di quanto sia importante questo strumento. Vi presento subito con noi il senatore Lucio Malan della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama. Buongiorno ed esponente del Popolo della Libertà, mentre per l'opposizione con noi il senatore Massimo Livi Bacci del Partito Democratico, che tra l'altro è professore di demografia all'Università di Firenze, è vero? È vero. Bene. Buongiorno, buongiorno a tutti. Prima di cominciare, scusami Fulvio, vorrei rivolgere una domanda ai nostri ospiti, una domanda proprio da cittadini. Senatore Malan, senatore Livi Bacci, voi avete compilato il vostro questionario, l'avete consegnato, insomma avete svolto il vostro dovere? Senatore Malan? Sì, l'ho compilato nella versione cartacea e devo dire non è semplicissimo, richiede un certo impegno e pertanto credo che qualche persona potrà avere bisogno magari di un supporto come era stato suggerito. Ci sono una serie di quesiti anche un pochino complicati, è importante impegnarsi nel compilarli perché poi sono dati molto utili. Poi ne parleremo con il presidente Giovannini, che ci spiegherà anche appunto ci darà alcuni chiarimenti su questo punto. Lei, senatore Livi Bacci, ha svolto il suo dovere, l'ha compilato il questionario? Sì, ho fatto il mio dovere e sono stato molto più fortunato del senatore Malan, perché io ho avuto il questionario corto e invece Malan ha sicuramente avuto quello rosso, il questionario lungo, quindi ha dovuto lavorare molto di più di quanto non abbia fatto io. Io ho sbrigato la pratica in pochissimi minuti e niente, quindi sono soddisfatto di aver fatto il mio dovere, spero che l'abbiano fatto anche tutti gli italiani. Chiamiamo un attimo in causa il presidente Giovannini, ha sentito il senatore Malan cosa ha detto, insomma un po' complicato compilare questo questionario. Vuole replicare? In realtà ci sono alcune domande
che appunto nel questionario rosso sono integrative di quello verde, soprattutto sull'abitazione, sui titoli di studio e così via. Vorrei ricordare da questo punto di vista che gran parte dei quesiti sono previsti a livello comunitario e non sono molto diversi da quelli che gli italiani hanno compilato nel 2001. Le istruzioni per la compilazione aiutano proprio nel sciogliere alcuni dubbi. Il numero verde che voi avete ricordato è a disposizione e poi, se ci dovessero essere problemi, quando il rilevatore si presenterà a casa, così come nel passato, come abbiamo visto dal vostro servizio, sarà possibile aiutare le persone a compilarlo. Parliamo comunque di pochi minuti, veramente pochissimi, come ha detto il senatore Livi Bacci, per la versione verde del questionario, quella semplificata, e forse una decina di minuti per quella rossa, a meno che non ci siano situazioni di particolare difficoltà. Grazie Giovannini, ora torniamo al Senato allora. Bene, io vorrei chiedere ai nostri ospiti perché lo strumento del censimento è così importante per lo sviluppo ordinato di un paese, della sua amministrazione, della sua società, considerando poi che questo è anche uno dei primi censimenti che si muove in un quadro europeo. Livi Bacci. Ma ricordiamo che il censimento ci darà informazione su più di 8.000 comuni e su un multiplo di 8.000 per quanto riguarda le aree territoriali, subcomunali. Quindi è, come si usa dire, una fotografia, ma una fotografia a grana finissima che ci permette di conoscere con grandissimo dettaglio tutto quanto quello che tutta la distribuzione della popolazione sul nostro territorio di 300.000 km quadrati, la struttura sociale, la struttura demografica, quindi ci dà una quantità di informazione preziosissima soprattutto per il suo dettaglio territoriale, cosa che non si può conseguire con indagini campionarie che viceversa riguardano invece ambiti molto, molto vasti. Quindi questo è il primo grandissimo vantaggio. È ovvio che un'analisi di questo tipo è assolutamente fondamentale per tutte le azioni di amministrazione, di governo, di politiche pubbliche, per gli operatori privati. È una conoscenza, senza conoscenza non si agisce e non si agisce bene, quindi è uno strumento importantissimo e tra l'altro è poi la base anche per tutte le elaborazioni successive, perché i censimenti si fanno ogni 10 anni, ma le statistiche si fanno tutti i mesi, si fanno tutti gli anni e spesso si appoggiano sui dati censuari per fare dei campioni, per esempio, di popolazione che siano rappresentativi dell'intera collettività, quindi tutta l'architettura, diciamo gran parte dell'architettura statistica si poggia, dell'informazione statistica si poggia sopra il censimento, e questo è il lato importante. Grazie Malan, allora uno strumento molto importante per lo sviluppo della società, ma che oltretutto è costato abbastanza. Non sono mancate qualche polemica sui costi per tenere il censimento, si parla di 590 milioni rispetto ai 333 di 10 anni fa, sempre che siano queste le cifre. Ecco, secondo lei sono soldi spesi bene? Sì, intanto nel frattempo in 10 anni il costo della vita è aumentato, credo che tutti i cittadini sanno benissimo che ciò che si comprava a 300 10 anni fa oggi lo si paga di più, per cui è normale che costi di più anche questo strumento. Quest'anno ha delle cose in più, è uno strumento che darà dei dati che in passato non erano stati rilevati, come in particolare quello sulle case, ivi incluso, come è stato detto nel servizio, le case non abitate, e pertanto è normale che ci sia stato un aumento di prezzo. Il punto è che cosa si ha in cambio, e in cambio si ha uno strumento, come ha detto il senatore Livi Bacci, uno strumento molto importante che è sostanzialmente l'unico che è un censimento, cioè va a vedere tutte le situazioni individuali. Moltissimi altri dati estremamente importanti per la nostra economia, come per esempio quello della disoccupazione, non sono dei rilevamenti su ciascuno dei lavoratori o dei disoccupati, ma sono sostanzialmente dei sondaggi fatti su un campione. Solo col censimento si ha il quadro completo e, come è stato detto, solo su questa base poi si possono avere delle altre conseguenze. Tra l'altro la nostra Costituzione
prevede il censimento come base per la quale determinare quanti senatori, quanti deputati, quanti consiglieri regionali, comunali, eccetera, ci sono nelle varie ripartizioni del nostro territorio. Quindi è importante per la definizione dei collegi, ad esempio. Certo, siccome siamo una democrazia, contano i numeri delle persone, è importante sapere quante sono queste persone, perché altrimenti non ci sono le basi. Bene, ci fermiamo qui, andiamo avanti con la linea allo studio perché avremo altri spunti di discussione. Ed ora facciamo un salto nel passato, andiamo al 1861, anno dell'Unità d'Italia, ma non solo, anche anno del primo censimento. E allora sentiamo come andò in quell'occasione con Enrica Belli. Ci vollero 3 mesi e 640.000 lire per capire all'indomani della creazione dello Stato unitario chi e quanti fossero i Fratelli d'Italia. Cavour, uno dei principali artefici dell'unità nazionale, era morto da qualche mese, al governo il barone Ricasoli. L'8 settembre del 1861 Vittorio Emanuele II firmava un decreto per indire il censimento e a dicembre le operazioni erano già concluse. Per lo Stato formatosi appena 9 mesi prima, una delle prime prove di buon funzionamento amministrativo. Siamo nell'archivio dell'Istat e qui sono conservati i volumi che riportano i dati del primo censimento, volumi che si aprono con la relazione al re del ministro dell'agricoltura e dell'industria d'allora, il ministro Manna. In questa relazione Manna sottolinea l'importanza politica di quel censimento, uno dei primi e più importanti atti amministrativi, quindi un atto che risponde alle nuove necessità del regno ricostruito e unificato e nel tempo stesso una delle più innegabili manifestazioni della forza e della diffusione del concetto nazionale ed unitario. Una manifestazione di forza, dunque, resa possibile dall'utilizzo degli uffici di statistica di alcune grandi città, ma anche dall'impiego come scrivani e commessi di migliaia di impiegati dello Stato, quelli del macinato ormai abolito in Sicilia, per esempio. Il risultato è stato ottenuto utilizzando ovviamente le strutture degli stati preunitari. E anche questo dimostra la grande poi consapevolezza da parte della classe politica di allora dell'importanza di avere una rilevazione statistica aggiornata sulla situazione del paese. I numeri dunque, gli italiani calcolati nei confini di allora, quindi senza il Veneto e lo Stato Pontificio, risultarono essere 21.777.334, 10 milioni e mezzo circa gli uomini, 1 milione in più le donne. Napoli, la città più popolosa e di gran lunga, con oltre 400.000 abitanti. La fotografia d'Italia che viene fuori è quella di un paese ancora povero ed arretrato, un paese dove i 3/4 della popolazione non sapeva né leggere né scrivere, dove le occupazioni erano soprattutto di carattere agricolo e soprattutto emergono anche dei segni di quella che poi diventerà la questione centrale del paese, cioè la questione meridionale. È a sud infatti che l'analfabetismo tocca punte del 90%, una questione che il censimento di allora affrontava con una classificazione che sarebbe insensata adesso, distinguendo cioè gli analfabeti totali da chi sapeva solo leggere o leggere e anche scrivere. Poi c'era un interesse diretto sulla mobilità della popolazione e vennero studiate le migrazioni periodiche, cioè chiedendo quindi quante persone in ogni nucleo familiare vivevano periodicamente in luoghi diversi rispetto a quello di residenza abituale. Anche in questo caso le motivazioni di tale mobilità, che raggiungeva i livelli più alti al sud, in Abruzzo in particolare, ci parlano della società dell'epoca, di un'Italia legata soprattutto alle attività agricole di pastorizia, della transumanza, insomma, della vita quotidiana e comune di migliaia di pastori. Giovannini, rispetto a 150 anni fa, naturalmente le cose sono molto cambiate, anche cresciuta e si è consolidata una coscienza civica tra gli italiani. A questo proposito vogliamo ricordare a tutti che compilare e consegnare il proprio questionario non è soltanto un dovere civico, ma rappresenta un vero e proprio obbligo. Chi non lo fa va incontro a multe salate, è così? Vogliamo anche ricordare le date di scadenza? Sì, effettivamente la compilazione del censimento è un obbligo. È un obbligo perché la precisione dei dati, come è stato ricordato precedentemente, è fondamentale per tutti gli effetti, anche legali, che il censimento produce. In questo senso è importante partecipare e sia a tempo, perché nei piccoli comuni,
si ha tempo fino a fine dicembre. Per i comuni di medie dimensioni la data limite è fine gennaio, per i comuni di grandi dimensioni fine febbraio. E noi pubblicheremo i primi risultati all'inizio di aprile o a fine marzo addirittura. È importante partecipare, ma come avete ricordato c'è anche un'eventuale multa nel momento in cui ci sia un rifiuto esplicito alla compilazione del questionario, i dati forniti siano chiaramente e scientemente errati. Come vogliamo dicevo. Quantificare questa multa? La multa varia da 200 a 2000 euro, ma io credo, come abbiamo già visto in questa prima fase, che la partecipazione dei cittadini sarà assolutamente massiccia e proprio il senso civico a cui voi avete fatto riferimento è ancora molto forte. Ricordiamo che abbiamo avuto inizialmente su internet qualche problema per alcune ore il primo giorno di compilazione, proprio perché c'era un grandissimo desiderio di partecipare a questo rito che infatti è considerato un rito civico collettivo ed è per questo, come avete ricordato nel servizio, che descrive la vita del Paese e il cambiamento nel tempo. Ecco professore, abbiamo chiarito quindi che il censimento è un obbligo, per qualcuno però questo obbligo può accompagnarsi a qualche timore, il timore di magari di vedere violata la propria privacy sul piano dei dati personali o anche fiscali. Allora vogliamo ribadire in questa sede dove vanno a finire questi dati e chi li gestisce? I dati raccolti per il censimento, ma in generale tutte le attività statistiche svolte dall'Istat, forniscono dati che restano nei computer dell'Istituto Nazionale di Statistica, sono assolutamente tutelati a norma di legge e infatti i dati vengono sganciati dai nominativi proprio per evitare anche possibili intrusioni. Non è mai accaduto infatti che ci sia stata una violazione e da questo punto di vista il Sistema Statistico Nazionale si è dato delle regole molto forti, anche più forti di quelle previste dalla tutela della privacy in generale, proprio perché la fiducia dei cittadini nel rispondere ai quesiti di questa e di altre rilevazioni è fondamentale ed è per questo che noi lavoriamo proprio alla protezione assoluta, al punto tale che questi dati non possono essere forniti ad esempio alle agenzie fiscali o ad altri soggetti che non facciano parte del Sistema Statistico Nazionale. Vogliamo tornare per un attimo a chiarire l'aspetto dei questionari di colore diverso. Qual è la differenza? Per avere dati significativi, secondo le regole stabilite anche a livello europeo per tutte le variabili che abbiamo indicato come obbligatorie, è necessario per i piccoli centri procedere a una raccolta effettivamente censuaria ed è per questo che il questionario rosso, quello apparentemente più complesso ma certamente più lungo, ha una copertura soprattutto totale nei piccoli centri. Nei grandi centri urbani invece siamo riusciti attraverso tecniche statistiche a ridurre il carico su una parte dei rispondenti ed è per questo che nei grandi centri circa il 60% delle famiglie ha ricevuto il questionario verde, quello semplificato, che verrà poi utilizzato comunque con tecniche statistiche per produrre dati affidabili anche a livelli territoriali molto spinti, come è stato ricordato prima.